voi date un importante supporto al centro chirurgico in questo momento? Noi diamo un piccolo supporto, però lo diamo con il cuore, e lo dà il Rotary Arezzo, lo dà il Cenacolo Francescano insieme col supporto anche dell'Inner Wheel. È un piccolo supporto perché si tratta di sostituire un infermiere che sta nel pre-triage all'ingresso del centro chirurgico toscano, che in questo momento è un luogo no Covid dove opera anche la struttura pubblica del San Donato, e questo infermiere era praticamente sottoutilizzato perché doveva stare lì all'ingresso a prendere la temperatura in modo da garantire che chiunque entri nel centro chirurgico toscano abbia una temperatura inferiore ai 37,2, quindi di fare il primo filtro, la prima barriera contro il virus. E noi abbiamo sostituito questo infermiere, l'abbiamo liberato perché possa tornare alle sue mansioni in sala operatoria e nelle corsie per le medicazioni in questo momento in cui c'è un enorme afflusso sia di attività che di medici che di operatori che provengono dal San Donato, e per cui diamo un piccolo contributo, però i volontari veramente hanno messo il cuore in questa cosa e stanno dimostrando la grande solidarietà di tutto il popolo italiano. Ognuno vuole far qualcosa per aiutare. Ma da medico si vive come sempre, perché un medico è sempre in prima linea, quando c'è l'emergenza, anche quando non c'è l'emergenza, perché un medico deve stare sempre con l'animo come se fosse sempre in emergenza, sia per poter aiutare gli altri, sia anche per sopperire a tante necessità che ci sono oggi nei pazienti, nelle persone, sia non solo dal punto di vista medico ma anche da quello psicologico, per cui il medico mette il cuore e il cervello.